Come hai iniziato a bucarti? Avevo iniziato a frequentare questa gente che si bucava perché la sentivo più vera. È uno dei grandi avvenimenti tragici che sono successi in Italia negli anni 70. L'improvvisa immissione sul mercato di eroina. Chi è sopravvissuto se li ricorda quegli anni? Sino a metà degli anni 70, perché lì comincia il caos. Carlo Rivolti io lo conobbi in quel frangente, perché lui era giornalista a Repubblica. Carlo non solo voleva raccontare questo tipo di condizione, ma voleva anche provarla fisicamente, cioè gli effetti. Tutto quello che avevo sempre sognato e per cui avevo vissuto fino ad allora era stato un grande amore, che non era fatto solo di Emanuele e dei bambini, ma anche del mio lavoro, della speranza di far capire la vita degli altri, di incidere nella storia. Aveva questo sguardo unico. Nessuno era dentro quello che succedeva quanto lo poteva essere lui. Perché lui fino all'ultimo giorno di vita ha campato seguendo una sua folle direttrice, ovvero io faccio quello che mi pare. Ero solo con me stesso. Durante quell'estate torrida e piena di paura sono morti i miei 20 anni, gli anni 70 dei sogni e della rivoluzione interrotta.